Torniamo a sentire Maria presente nella vita di ogni giorno, l'intenzione di preghiera suggerita dal Vescovo nei primi vespri della festa patronale di Nostra Signora dell'Orto. Il quadretto invita a guardare a Dio, all'aldilà e alla Chiesa. La riflessione proposta da Monsignor Tanasini Arapallo dal Vescovo il grazie perché nella mareggiata non ci sono state vittime. Il Consorzio Marittimo del Tiguglio spenderà 20.000 euro per ripristinare momentaneamente il terminal traghetti di Rapallo. La speranza è di ripartire entro il 15 di luglio per salvare la stagione. Torneo di beach volley a sostegno dell'associazione Aperta Parentesi, andato in scena a Sestri Levante. Questa sera speciale si può dare di più sull'iniziativa benefica dei giovani per un mondo unito. Buongiorno a tutti cari amici, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con la nostra informazione. Oggi la nostra chiesa diocesana è in festa per le celebrazioni mariane in onore di Nostra Signora dell'Orto e Nostra Signora di Montallegro. Nel messaggio scritto in occasione delle solenne celebrazioni di inizio luglio, Monsignor Alberto Tanasini invitava a chiedere a Maria di sostenere la vita della nostra chiesa particolare, nel desiderio di essere sempre secondo il cuore del Figlio, di saper mettere in atto il proposito di testimoniare il Vangelo fedelmente, di adeguarsi alle esigenze che questo richiede. Ieri sera il Vescovo ha presieduto i primi vespri della solennità di Nostra Signora dell'Orto. Vediamo. Giovanni Paolo. È una presenza discreta quella di Maria, una presenza silenziosa che illumina la quotidianità. Lo ha ricordato Monsignor Alberto Tanasini celebrando i primi vespri della solennità di Nostra Signora dell'Orto in cattedrale a Chiavari. Il Vescovo ha ripercorso la storia dell'apparizione mariana e del radicarsi della devozione a Nostra Signora dell'Orto e ha ricordato, citando una felice espressione di San Giovanni Paolo II, come Maria abbia vissuto nella penombra della fede i 30 anni della vita nascosta del Figlio. L'esplosione della nostra festa in questi giorni in cui fede e tradizione si intrecciano in maniera inscindibile, ha ricordato il Vescovo, sia l'occasione per fare memoria della sua presenza materna nelle circostanze di silenzio e di quotidianità. Ci sono, dice Maria, sono in mezzo a voi, non dimenticatevelo, ci sono. Il silenzio come ambiente giusto per parlare al nostro cuore, per far vedere, per farci percepire la sua presenza. Viviamo così questi giorni e viviamoli con una intenzione molto precisa. Quella di continuare a sentirla presente e vicina a noi nella nostra vita di ogni giorno, nelle nostre case, nel nostro lavoro, nei nostri impegni. Maria, che ci offre la benedizione del suo Figlio. Nel celebrare la messa dell'apparizione, questa mattina il parroco della cattedrale, Monsignor Gian Lorenzo Borzini, ha espresso la gratitudine di un popolo che nelle tribolazioni non si stanca di cercare la fonte d'acqua viva ed il volto della speranza. Maria, la madre che consola non solo e non tanto con la parola, quanto piuttosto con la presenza fisica. Non siamo più soli e non dobbiamo fuggire dalla realtà, che è segno della presenza del Signore. E tutto diventa positivo, anche il dolore e la morte. Perciò anche ora ci affidiamo alla Madre di Dio e la guardiamo con quello che abbiamo nel cuore, anche senza dire niente, perché ci tenga tra le sue braccia. E in occasione della festa patronale di Nostra Signora dell'Orto, oggi alle 18 la Santa Messa Pontificale presieduta da Monsignor Alberto Tanasini, che potrete seguire in diretta su Telepace 1 al canale 15. Questa sera alle 21 in piazza Nostra Signora dell'Orto il concerto lirico-sinfonico organizzato dall'Associazione Simone Boccanegra in collaborazione con il Comune di Chiavari. Domani alle 18 la Santa Messa Pontificale presieduta dal Cardinale Mauro Piacenza e con dal Vescovo Alberto Tanasini e dai loro compagni di ordinazione sacerdotale nel 50° anniversario, anche in questo caso diretta TV su Telepace 1 al canale 15 e sempre domani, ma alle 21, la solenne processione con la venerata immagine di Nostra Signora dell'Orto, anche in questo caso trasmessa in diretta.
Questa mattina Monsignor Alberto Tanasini ha celebrato l'Eucarestia a Rapallo nella memoria dell'apparizione di Nostra Signora di Montallegro. Dal Vescovo un triplice invito di riflessione dinanzi all'immagine, al quadretto icona di Maria. Nelle prime feste di luglio, dopo la mareggiata di fine ottobre, il pensiero non poteva che andare alla devastazione di quella notte. E così anche Monsignor Tanasini, celebrando l'Eucarestia nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio, nella memoria dell'apparizione di Maria a Montallegro, ha voluto esprimere la gratitudine perché quella notte il mare non ha mietuto vittime. Ma la riflessione del Vescovo si è soffermata poi sul quadretto Dono di Maria a Giovanni Chicchizzola e a Rapallo, che suscita il pensiero di Dio, oggi troppo spesso dimenticato. Ricorda che siamo fatti per l'aldilà. E infine rammenta la presenza della Chiesa quale strada per ciascuno. Un richiamo quanto mai attuale oggi, mentre Rapallo si appresta ad approfondire il cammino di comunione fra le varie comunità. Il santuario della Madonna di Montallegro è un punto di riferimento non solo per la parrocchia della Basilica dei Santi Gervasio e Protasio, ma per tutte le comunità, le parrocchie dell'antico capitaneato di Rapallo e Santa Maria di Caligole, e che come dire, tuttora è attuale questo legame. Anche la scelta che il Vescovo ha fatto di spingere, orientare le varie comunità parrocchiali a lavorare in comunione, lavorare insieme, fa sì che questo antico legame come dire, si rinnovi, no? Allora la festa diventa un punto di riferimento per tutti. Ancora una volta il Vescovo ha chiesto di affidarsi a Maria nella sua intercessione. Quest'anno Rapallo che cosa chiede in particolare? Rapallo chiede, con rinnovata fiducia, chiede alla Madonna di proteggere le famiglie, il lavoro e i giovani in modo particolare. La messa è stata concelebrata come tradizione dai sacerdoti di origine rapallese. Beh, sicuramente è importante perché la fede nasce da delle relazioni, per cui ritrovare anche in questo momento volti, persone che ti hanno accompagnato alla fede è un aspetto molto importante. Le radici sono importanti quando portano ad aprirsi e a crescere, quindi è importante ritrovarsi anche qui e dirci da dove siamo venuti e affidarci a Maria perché ancora ci faccia scoprire la bellezza del nostro crescere nella fede. A Rapallo alle 18, oggi pomeriggio, nella Basilica dei Santi Gervasio e Protasio, la Santa Messa sarà presieduta dal Rettore del Santuario Mariano di Nostra Signora di Montallegro, Don Gianluca Trovato. Domani, 3 luglio, in Basilica, alle 10.30, la Santa Messa presieduta da Monsignor Lelio Roveta. Ricordiamo poi alle 18.30 la Santa Messa presieduta da Monsignor Luigi Ernesto Palletti, Vescovo della Spezia, che poi presiederà anche la solenne processione delle 21. Lo scioglimento del voto domenica 7 luglio alle 10.30 al Santuario Mariano di Montallegro. La messa sarà presieduta dal Vescovo. E l'Arcivescovo di Genova ha celebrato stamani la Santa Messa Pontificale al Santuario Mariano di Nostra Signora di Montallegro. Nell'omelia il Cardinale Angelo Bagnasco ha spiegato che nella società di oggi si stanno perdendo i riferimenti necessari per avere fiducia e coraggio, mentre cresce il bisogno di non perdere la sensibilità verso gli altri. La paura, ha detto, crea durezza e pericolose presunzioni, come quella di poter fare a meno di Dio, ma il Signore non ci abbandona. È come un padre, ha ribadito, che guarda il figlio adolescente e gli resta accanto comunque. Dio, ha aggiunto, non prende sul serio la nostra presunzione di fare a meno di Lui per poter essere adulti. Le apparizioni della Madonna, quindi concluso, ci ricordano che Dio guarda gli uomini sempre con sguardo benevolo. E a Rapallo a mezzogiorno c'è stata la tradizionale sparata del panegirico sul lungomare. A curare questo appuntamento tradizionale quest'anno il sestiere Seglio. Quanto si è lavorato per arrivare a questo momento? Diciamo che c'è un anno di lavoro dietro, 40 giorni di lavoro intenso per raccogliere i fondi per poter fare il tutto e più di 50 persone mobilitate per riuscire a organizzare il tutto, 7.100 mortaletti recuperati, caricati e stesi sulla passeggiata mare di Rapallo, pronti a dare spettacolo.
uno spettacolo all'insegna della tradizione quest'anno? All'insegna della tradizione perché si ritiene di fare una spalata tradizionale, che è una spalata lunga per gli esperti del settore, per cui con un intercalare molto raro di riondini cosiddetti, di Ramadan, perché da noi sono Ramadan, Reco sono riondini. E per cui è concentrata un pochettino, ci sono pochi riondini nella prima parte e tutto è per rimanere più o meno nella regola della spalata classica. E poi la spalata finale, il Ramadan, cosa è stato disegnato? Il Ramadan è su un bellissimo disegno fatto da un maestro decoratore nostro, Massaro, per cui siamo fortunati anche ad averlo tra le nostre file, è Mauro Sergiolini, conosciuto. Tra l'altro l'ultimo nato a Montalegro, per cui c'è anche una parte sacra della cosa. E ha realizzato un bellissimo disegno a terra con delle volte, delle volute. E ora torniamo a Chiavari, dove si sta svolgendo in maniera tranquilla la tradizionale fiera del 2 luglio. L'evento che accompagna il giorno della festa patronale ha portato in città centinaia di banchi sistemati con qualche novità. 57 banchi infatti sono stati ricollocati in Corso Dante, una sistemazione che nel complesso ha trovato il favore dei commercianti. La polizia municipale non ha dovuto effettuare rimozioni, quindi in sostanza possiamo dire che i chiavaresi siano stati ligi e attenti ai cartelli con i divieti. La Polizia di Stato ha inaugurato oggi un servizio in collaborazione con la Polizia Municipale. Ai titolari dei banchi sono stati distribuiti biglietti con annotato un numero di cellulare valido per le segnalazioni di movimenti o persone sospette fra le bancarelle, in maniera da prevenire eventuali furti o scippi, cosa che comunque fino ad ora non è avvenuta. Diverse le barriere di cemento antisfondamento posizionate ai varchi della fiera nella serata di ieri. Le operazioni di vendita proseguiranno per tutta la giornata fino al tardo pomeriggio di oggi. Il Consorzio Marittimo del Tiguglio spera di poter ripartire al più presto con il servizio dei battelli turistici dal terminal di Rapallo. È una corsa contro il tempo e per i battellieri una spesa ulteriore, tuttavia necessaria per non perdere la stagione. Le novità nel servizio. 20.000 euro è la cifra preventivata dal Consorzio Marittimo del Tiguglio per rimettere in sesto temporaneamente il pontile di arrivo e partenza dei battelli e veder ripartire la stagione dopo mesi di lavoro perso. 20.000 euro che il Consorzio metterà di tasca propria, spiega il presidente Sergio Michelini, per il ripristino della pavimentazione del molo, la ricostruzione della biglietteria e il rifacimento di muretti, paletti e cime. Inoltre, due persone saranno assunte per eseguire l'intervento. Certo, il rifacimento del terminal traghetti è temporaneo, dunque la spesa è a perdere per il consorzio. Ma, si chiede Michelini, cosa dobbiamo fare se vogliamo continuare a lavorare? Il fattore tempo dunque è fondamentale per salvare l'estate. Michelini spera che il pontile sia pronto già per il 15 luglio e che la ditta incaricata dal comune per gli scavi necessari all'abbassamento del fondale rispetti le promesse. Su questo punto arrivano le rassicurazioni del sindaco. Stiamo lavorando con l'assessore Lasinio e a breve, nei prossimi giorni, vedrete degli ulteriori scavi che faranno dei pontoni che faranno in modo che possano rientrare nel nostro golfo i battelli. Quindi nei prossimi giorni, 10-15 giorni, si ritornerà anche alla normalità per quanto riguarda il servizio dei battelli, che riteniamo una priorità per una città a vocazione turistica. 20.000 euro di spesa a perdere per il consorzio marittimo, già danneggiato dalla situazione, non sono certo pochi, ma, spiega Michelini, il comune ha fatto la sua parte, investire quei soldi per noi è il minimo. Ci siamo proposti, aggiunge, perché dopo la mareggiata è giusto darsi una mano a vicenda. Il prossimo step dei lavori arriverà al termine della stagione estiva. Il molo verrà momentaneamente risistemato da parte dei battellieri e a settembre, fine settembre, inizieremo con dei lavori più strutturali da parte del provveditorato delle opere pubbliche, quindi il rifacimento di tutto il molo. Ora sfogliamo le pagine dei quotidiani in edicola questa mattina, poi ci ritroviamo per gli aggiornamenti e altri servizi. Avvenire titola: partita con l'Unione Europea, l'Italia si mette di traverso e ferma le nomine. Mattarella: non meritiamo la procedura di infrazione, il governo blocca spese per 1,5 miliardi, ma i vice premier sono assenti alla riunione. Al vertice di Bruxelles il premier Conte si schiera contro Timmermans alla guida della commissione, quindi dice no. Disoccupati sotto il 10%, lavoratori record i dati, nonostante il PIL cresca poco o nulla, ripresa invece del mondo del lavoro. E poi la rivolta
volta preso il Parlamento, poi carica della polizia, i giovani, il blitz dei giovani di Hong Kong, e Hong Kong trema. Sempre da Avvenire di oggi, saranno santi Newman e le suore dei malati, canonizzati il prossimo 13 ottobre, e poi documento Vaticano, confessione inviolabile fino al martirio, Ponti di Genova, da un nuovo video forse arriva la verità. E poi Parolin, la politica non dimentichi i doveri di solidarietà, l'intervista al cardinale spiega che il Papa chiede concretezza e attenzione alle periferie, con Putin si parlerà anche di Siria e Ucraina. E poi la situazione in Libia, ecco i nuovi orrori, 22 morti nel centro di Zintan, andiamo a vedere. Confermate le 22 vittime nel campo di Zintan per malnutrizione e tubercolosi, caos anche a Zawai. E poi MSF dice una vergogna per l'Europa, le denunce shock dei prigionieri, liberateci, questo è un inferno. Filmati sul degrado e sovraffollamento delle strutture, parla un detenuto eritreo, le agenzie dell'ONU non le vediamo più da giorni. Siamo sul secolo XIX con il nuovo video mai visto del crollo del ponte Morandi, PM la prova regina, gli inquirenti ha ceduto per primo lo strallo, il gestore, cioè Società Autostrade, dice no, servono altri approfondimenti, scontro tra Salvini e il Movimento 5 Stelle proprio sulla revoca della concessione, Toninelli al vice premier della Lega, non fare l'avvocato di Benetton. La polemica, la contesa costa caro ad Atlantia in borsa che perde il 3,2% in un solo giorno. E poi slitta l'intesa sulle nomine dell'Unione Europea, Conte si schiera con i ribelli. E poi ancora, dall'atletica al nuoto, sport ligure nell'età dell'oro. Vediamo appunto alcuni atleti liguri che sono ai vertici dello sport nazionale e internazionale. Andiamo alle nostre notizie, la frazione di Moneglia, San Saturnino, il miracolo del borgo che si è ritrovato, e poi da Recco al via i controlli di vicinato per segnalare ogni fatto sospetto. Andiamo appunto nelle pagine del Levante, cellulare taccuino e occhi ben aperti contro i controlli di vicinato operativi anche a Recco, gruppi di cittadini segnalano movimenti e persone sospette in collegamento e collaborazione con le forze dell'ordine. E poi ci sono le celebrazioni, Madonna dell'Orto, il giorno della fiera, 57 bancherelle trasferite, e ancora alle 18 la Santa Messa Pontificale dalla Cattedrale, alle 21 il concerto sinfonico in piazza Nostra Signora dell'Orto a Rapallo. La festa si è aperta ieri con il pellegrinaggio notturno a piedi di notte pregando in salita verso Montallegro, anche la cronista del secolo XIX tra i giovani e le famiglie all'alba al santuario, esperienza che si ricorda tutta la vita, portiamo qui i nostri bimbi per questo. Bene, per gli aggiornamenti è pronto in redazione per noi Maurizio Garreffa. Grazie Emanuela, un saluto a tutti. Andiamo a Sestri Levante perché si è svolto un incontro tra l'amministrazione e i residenti della località Villa Fontane. Il tema, il movimento franoso che come sapete è attivo e che coinvolge parte del paese. Ci sono infatti fessurazioni nel terreno e gravi dissesti a diversi edifici. La Giunta ha presentato un nuovo intervento che sarà finanziato a breve nell'ambito del PSR 2014-2020, il piano di sviluppo rurale. Questo per ridurre ulteriormente gli effetti negativi dello scorrere superficiale delle acque che causa infiltrazioni nel terreno e saturazione, provocando i fenomeni di scivolamento. I nuovi lavori prevedono in primo luogo la canalizzazione delle acque piovane che provengono dagli edifici situati lungo il corso del Rio e l'inserimento di pannelli drenanti ad alte prestazioni idrauliche e meccaniche, questo per smaltire l'acqua sulla strada per Costa Rossa. Ne parleremo ancora nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. A te Emanuela. Grazie, a Sestri Levante, restiamo dunque a Sestri, c'è stata la 7ª edizione del torneo di Beach Volley for the World. Sui campi di Viale Rimembranza si sono affrontate squadre di giovani composte da 4 o 3 giocatori. Il ricavato quest'anno è andato ad un'associazione del territorio. Sport e solidarietà ai campi della nuova PM di Sesti Levante. Un centinaio di partecipanti si è messo in gioco al torneo di beach volley organizzato dai Giovani per un Mondo Unito, l'espressione giovanile del movimento dei focolari. Il ricavato è stato devoluto all'associazione aperta parentesi. Noi la facciamo tra persone che non si conoscono, tra vari gruppi di ragazzi che vengono in squadre magari diverse, alcuni anche che non si conoscono tra di loro, per cercare di portare un messaggio di pace, di unità e cercare di fare qualcosa poi concretamente, magari
con questa donazione per le attività che ci sono nel territorio. L'associazione Aperta Parentesi, che si occupa di ragazzi, ha voluto coinvolgersi nell'organizzazione dell'iniziativa, un modo per concretizzare in qualche modo il sogno di Chiara Lubic, la fondatrice dei Focolari, unità ma anche conoscenza reciproca. Hanno voluto dare una mano mettendo delle spilline sugli zaini che noi davamo, ecco, quindi c'è anche tutto un contorno, ecco, non è proprio meramente la quota che le persone danno, però anche volevano sapere, ci hanno chiesto ma quindi questi chi sono, infatti avremo anche un momento per parlare con loro, perché non vuole essere proprio appunto solo la cifra della quota di partecipazione data e basta, ecco, volevamo anche un coinvolgimento e che tutti conoscano le associazioni a cui diamo le nostre offerte, ecco, durante queste giornate. Aperta parentesi, il gruppo è nato nel 2015, utilizzerà i fondi per incrementare alcuni laboratori e lanciare un nuovo progetto di orto sociale. Le nostre attività sono finalizzate a sostenere, aiutare gli adulti, disabili adulti e ragazzi adulti disabili nella loro, per accompagnarli un po' nella loro vita e quindi un po' quello che tratta anche il loro sviluppo, la loro autonomia anche di vita. A questo torneo benefico di beach volley è dedicata la puntata di questa sera di Si può dare di più. Le immagini e le interviste le potrete seguire a partire dalle 21.10 al canale 15 di Telepace. Vi ricordo alle 18 la diretta dalla Cattedrale di Nostra Signora dell'Orto, la Santa Messa Pontificale presieduta dal Vescovo Alberto Tanasini nella festa patronale di Nostra Signora dell'Orto. Il telegiornale dunque ritorna al termine della celebrazione della messa di questa sera. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio a tutti.